siamo pronti per questa, per quest'ultimo appuntamento la, del terzo round, questa 14ª partita della Sbordone League, questa 23ª edizione. La partita è Italia contro Wimbledon. Andiamo subito a leggere con le statistiche. Italia e Wimbledon. Una giornata il Napoli settimana scorsa. Quindi entrambe le squadre si trovano a 3 punti protagonisti. Partiamo prima dall'Italia, che oggi presenta tantissime assenze. Presenta con Cuccaro tra i pali. In porta Natale per Cervone. Vada Mendola, Picciolo, ancora Picciolo, calcio in porta e fa un gran gol Picciolo per l'1-0 per Esposito. Ancora Esposito in porta, Cuccaro, parte Salberg, in porta Natale con un pugno, ancora Esposito, si gira la palla di Imperatore, può anche calciare in porta. Picciolo sbaglia, c'è Salberg in mezzo per Esposito per il pareggio 1-1. Pepito, calcio in porta, palla fuori, parte Picciolo, ancora una rimessa, poi va avanti da pistola. Calcio di rigore contro Cuccaro, parte Esposito, Cuccaro la para, Cervone sbaglia, può partire Salberg, ancora in mezzo per Pepito. Finisce qua il primo tempo dopo una partita molto equilibrata. Parte Picciolo in porta, calcio di cross in mezzo dove non c'è nessuno, pensa vecchia, può partire 2 contro 1 qua, salgono tutti dell'Italia, Pepito per Salberg, ancora Salberg in porta, Salberg per il 2-1. Battono subito, Cervone ancora, Cervone si accentra, vuole calciare, lo fa Cuccaro, ancora c'è Esposito in mezzo, ancora calcio da bomber di questo Wimbledon, va in porta, lancia lungo per Imperatore, gira a Cervone, può tirare, lo prova Cuccaro, il calcio d'angolo, che parata, la pistola va in porta, troppo alta, la pistola va in mezzo, Cuccaro, Salberg velocissimo, Salberg in area, ancora Salberg in mezzo per Pepito che si mangia un gol incredibile, Cuccaro va da Salberg, di petto per De Luca, ancora Salberg, Salberg, calcio in porta, la paratona di Natale, Cervone, ancora Cervone, chiudono in due, Pepito passa, ancora Pepito per Salberg, calcia Salberg, ma che gol che fa Salberg, 3-1, parecchie assenze importanti d'Italia. Imperatore, Diego, gira, Picciolo, Cuccaro, gira da Esposito, Esposito va in mezzo, non aggancia Diego, ancora, la palla la perde Scalzi, c'è Cervone, Cervone, in porta, la riapre Cervone, 3-2, Imperatore, la palla per Esposito, ancora Esposito in mezzo, arriva Imperatore, traversa, sfortunato qua Diego, aggancio, ancora Picciolo, Cuccaro, Pepito riesce a passare la palla, pensa vecchia in mezzo, attenzione, calcio di rigore, quindi espulsione per proteste di D'Angelo. Parte Picciolo, questa volta lo fa Diego Picciolo per il pareggio. Finisce qua
finisce in pareggio Italia-Wimbledon, partita molto combattuta. E siamo qua alla fine della partita tra Wimbledon e Italia. Qua sono con i due portieri. Non abbiamo una maglietta. Siamo con i due portieri di questa partita. Ci è stato finito in parità 3-3. Vi sono dei dubbi, rigore, non rigore. Comunque è stata una partita molto equilibrata. Partiamo da questo. Siamo prima da Natale? Partiamo da questo. Partiamo da Natale. Partiamo dal rigore. Allora, Natale, che hai da dire? Come hai visto Ti faccio parlare. Come hai visto l'Italia? Tu che stai da dietro. Tante assenze. C'erano tante assenze. Purtroppo stavano i ragazzi noi che logicamente non li conoscevamo. E quindi... Comunque, testa e cuore ci avete messo per... Siamo riusciti ad arrivare al pareggio anche con un rigore dubbio, va bene? Rigore dubbio, però per noi... Una difficile chiamata, diciamo così. Comunque, come è venuta? Però diciamo gli episodi non ci sorridono mai, quando c'è il dubbio fischiamo contro il dubbio. Sì, il dubbio. Mamma frascamente. Vabbè, comunque è stata una bella partita. Un'Italia che comunque è stata messa sotto fino alla fine da un ottimo Wimbledon. Peccato per le assenze, ripeto. Perché che comunque sì. Un'altra partita, no? Ti trovo. No, ovvio che sarebbe stata un'altra partita, ma a chi si arriviamo? Sì, ma... tardi, cioè, mai. E direi che è stata domenica 14 dillo tu questa volta. Gigi pensa vecchio. Che regia, non c'è mai domenica senza lo sport. Ciao ragazzi.